partire da una base di 30 ore e con i proponimo lo stipendio so ben di mezzato. Cazzo, sta scritto che io buscavo 45.000 euro. Qual è la vostra situazione attualmente? Siamo messi nei guai. Perché? Perché subiamo l'ennesimo ricatto, o 25 ore, o lui dice di dover andare in consiglio e di esternare il servizio. C'è solo una certezza, che c'è l'impellenza di dover fare i controlli. Finisce lì il discorso. E noi non siamo d'accordo, noi chiediamo almeno le 30 ore settimanali. Lei gridava prima che lei deve pensare alla sua famiglia. E certo, chi pensa alla mia famiglia, Presidente? Il Presidente non pensa certamente alla mia famiglia. Quindi, con tutto il rispetto che possiamo portare al Presidente o ad altri, si è solo pensato a salvaguardare i loro stipendi, come sempre. Attualmente qual è la situazione per i lavoratori di Salento Energia? Adesso stiamo ancora in una fase di trattative con l'amministrazione, che da poco insomma, è stato eletto da parte della provincia. Noi diciamo che questo servizio, visto che si deve mantenere con i soldi dei cittadini, chiediamo che sia razionalmente gestito. Le esperienze precedenti non ci hanno dato questa garanzia. Siamo in una fase, ci rincontreremo col Presidente della provincia venerdì, credo che venerdì avremo una soluzione comune a questo problema. Ma finora cosa vi hanno proposto? La provincia è stata molto prudente, sulla base delle autocertificazioni, di quello che è entrato alle autocertificazioni, la provincia ha proposto 25 ore di lavoro e 15 di cassa integrazione per quest'anno. Però quello che noi puntiamo è a migliorare queste 25 ore di lavoro e diminuire le ore di cassa integrazione. Per l'anno prossimo cerchiamo che tutte le economie devono essere indirizzate al ripristino dei contratti alle 40 ore. Quanti sono i lavoratori coinvolti? I lavoratori coinvolti sono 66. E, diciamo, però noi abbiamo un'urgenza di riprendere il lavoro a partire dal 1 aprile, perché i controlli devono essere fatti, quelli previsti per legge devono essere fatti entro il 31/12 di quest'anno. Questi i lavoratori della Salento Energia, che da tempo stanno lottando per poter lavorare e garantire una vita dignitosa per sé e la propria famiglia. La Salento Energia era la società pubblica incaricata di svolgere i controlli degli impianti termici in provincia di Lecce, dichiarata in stato di liquidazione quando lo scorso anno si è ritrovata in difficoltà assieme a molte altre società di servizi. Dopo la ricerca di un acquirente pubblico o privato, lo scorso dicembre 2010 ha ottenuto dalla provincia la revoca dello stato di liquidazione, è stato nominato un nuovo amministratore ed è stato comunicato un nuovo piano di impresa per consentire la sostenibilità della società stessa. Eppure ad oggi i 67 lavoratori sono ancora a casa e si chiedono quando questa situazione si scongelerà. Li vedi spesso nei pressi di Palazzo Adorno ad attendere buone notizie sul proprio futuro, ritenuto insicuro e precario. Alcuni sono disperati perché hanno paura che anche la loro vertenza, come quella di tanti altri lavoratori salentini, ad esempio gli Adelchi di Tricase, che vivono in cassa integrazione più volte rinnovata, possa finire nel dimenticatoio. Anche questa volta nessuna risposta concreta che possa tranquillizzarli. Poco più in là, altri lavoratori protestano, questa volta presso Palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce. Sono i netturbini che gestiscono la pulizia del capoluogo salentino. Hanno deciso di incrociare le braccia per 24 ore, non perché il lavoro lo stanno perdendo, non perché sono in cassa integrazione, non perché non recepiscono lo stipendio da mesi, anzi, lo fanno perché non vogliono essere definiti fannulloni, sfaticati, assenteisti. Non ho mai chiamato fannullone nessuno, a processare il sindaco Paolo Perrone. Il mio intento era quello di intervenire per aumentare la produttività del servizio di raccolta dei rifiuti in città attraverso un'incisiva battaglia all'assenteismo. I dati che abbiamo, ha spiegato il primo cittadino, sono sconcertanti. Il tasso di assenteismo tra i lavoratori del settore è straordinariamente al di sopra della norma. Intanto la protesta ovviamente ha le sue conseguenze in città, sul suo decoro e la sua igiene. In previsione dello sciopero dei netturbini, il sindaco ha sollecitato i suoi concittadini a tenersi per un giorno i rifiuti in casa e a non depositare i rifiuti nei cassonetti. Insomma, due storie, due proteste, due motivazioni differenti, ma ad andarsene a casa senza certezze sono ancora i lavoratori di Salento Energia, che vorrebbero lavorare ma non possono farlo.